Guardali. I filtranti non vanno, niente, non funziona un cazzo. Qui non funziona un cazzo! EA Sports. It's in the gay. E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Io dico sempre, ma io il viaggio non è una priorità. Devo lasciarlo in secondo piano. E non ce la faccio ragazzi. Ogni volta che finisco di editare il viaggio, sento la necessità di doverne registrare un altro episodio. Sparatevi per questo ragazzi. Questo è il primo su FIFA 19. Ed è l'atto che chiude per appunto il quanto. E per fortuna ragazzi potrò caricare i dati salvati. C'è un piccolo problema. Che su FIFA 19 giocherò su un altro account, dove il viaggio non l'ho finito, però comunque sia il percorso intrapreso era più o meno lo stesso, ovvero Los Angeles Galaxy e Atletico Madrid. Però purtroppo l'overall sarà più basso, perché ragazzi mi ero fermato ad overall 80 e quindi ragazzi non sarà 83 come abbiamo lasciato FIFA 18. Vabbè, raga, cagate. Dialoghi in italiano. Un giga per avere i dialoghi in italiano, frate. Ma davvero? Vabbè ragazzi, per colpa di questa grande cosa che ci ha dato la EA, adesso starò 16 minuti qua ad aspettare come un coglione. 5 years later. Ce li date questi dialoghi in italiano, grazie. Molto gentile. Oh, negli episodi precedenti. FIFA 17 questo. 17 anni è un traguardo che per molti è. Questo è FIFA 18. Calcio. Sì. FIFA 17 sono messo il primo grazie filmatino. Qua diciamo è cominciato il decadimento forse di Alexander. Cioè non fregati Michael. Il primo trasferimento, la chiusura con Michael. Non è andata così. Com'è andata allora? Alex, è un'occasione per te. Saresti la star dell'ML. Poi qua il Galaxy con Zardes. Raga, quanto giocavo bene con Zardes e Slimani. Io veramente spero che non mi manchino queste figure, perché io Zardes e Slimani mi porto nel cuore, raga. Grazie. Hai saputo zittire tutti sul campo. Continua così. Sì. Non farti distrarre dalla bella vita. No, Zardes doppiato no, raga. Ce la sto mettendo. Sì, qua dopo l'infortunio non avevo proprio esattamente questa capigliatura, però vabbè. Bene. Guardate chi è tornato dal... Va a cadere Danny Williams. Aspetta. E adesso si riparte, signori. Oh, è vero, la prima partita è... quella del centesimo gol di Gimanter. Che bello lo stadio senza cartelli pubblicitari. Cioè si vede che è FIFA. Però secondo me una mod anni 60 potrebbero anche metterla. Come la ruba il pallone, signori. Ma poi è una giornata così di sole, così fangoso. Minchia, però era... che fame che aveva negli occhi Jim. Minuto 69. Niente si fa per caso. Ok, dov'è cos'è il suo primo palo? Qua. The corner's being taken. Eccolo! Vabbè raga, è un gol semplicissimo da segnare. Si poteva saltare col mulinello? No, non si poteva ancora. Però lo faremo in questo FIFA, eh. Attenzione. Il famoso gol al volo di cui tanto si parlava, eccolo qua. Grazie tesoro che mi fai contornare la squadra già da adesso, guarda. Oh, le nuove rimesse al fondo che ci sono anche nel 22. Mo ci capisco di più. Buona. No, Jim! Ma che mi combini? Chelsea have lost possession. No. He's trying it up and this is Chelsea on the attack. No, ma che piede a banana, Jim! Raga, io mi sa sto giocando con leggenda, perché l'ultima partita che ho fatto l'ho giocata con leggenda FIFA 19 mentre lo stavo installando. No, no, Fra, no, ti prego, non farmi giocare a leggenda. Ma perché sono tutti stanchi i giocatori, oh? Jim, no, vabbè. No, non posso fare legge su una partita di 100 anni fa, no. With Wilson. Oh, he's pressure. Fra! Non è partito! Yeah, well, that's what... Ante dentro. Sì! Buono, 2-1 all'85esimo. Vabbè, assist di Jim. Stavo per dire assist di Alex, è l'abitudine. Coventry 1, Chelsea 2. Here's Robinson. No! Grande! No, pareggio ora no, eh.
Arbitro, quanto la vogliamo far durare ancora sta partita? Eh? Oh, no, era fuori gioco, che palle. 5 years later. Finisce 2-1, Hunter, gol e assist. Mi aspettavo un pochino di più, sinceramente, però gli dà il pallone anche se ha fatto un gol solo. Ok, va bene. Minchia, quanto erano fangosi. Noi proseguiamo. Ovviamente tutta questa partita la stiamo in realtà guardando il tablet, no? Giustamente. Tutti insieme con Kim, il trio... Il tiro fantasia. Naturalmente all'epoca non c'era tutto il clamore che c'è oggi. Erano ci stava meglio, guarda. E questa è la vita di Los Angeles dove vivevamo quando giocavamo nel Galaxy. Giustamente, comunque, quel che guadagna se la sarà anche comprata. Prendila in prestito, dividiamoci la fortuna. Ah, brava, brava, brava. EA Sports, Zen Game. Oh, bella sta canzone, genius. Cosa vai a curiosare tu? Eh? È vero, Neymar, De Bruyne e Dybala sono testimonial di FIFA 19. Kim da calciatrice e giornalista, ho capito. Sì, siamo bellissimi, signori. È levitata la valigia, con cosa? Chiedo alla regia il replay, per favore. Oh, iniziamo da Kim. E comunque, ragazzi, tre atti di viaggio. Per tre volte si comincia sempre dall'America, eh? Incredibile. So come ti senti. Sì, ho un po' d'ansia. Troppa. Sfacciata, equilibrata, nerd. A caso, è ora di mettersi al lavoro. Di mettersi al lavoro? Sì. Ragazze, infila i coni, esercizi con i passaggi. Primi esercizi li facciamo con la sorella del nostro Beniamino. Vabbè, niente di nuovo, signori. Ah vabbè, quante volte avrò fatto questo? Ok, beh, easy. Bomba! Vabbè, è un po' pilotatino sto tiro, eh. Vabbè, è strapassato anche questo. Dai! Ai! Ah, sveglia! E già tipo statistiche che volano. No, non mi dire che c'è la partita. No, ti prego. Ah no, cambiamo proprio sede. Perfetto. Danny Williams firmerà per il club della Premier League scelto da te. Posso firmare per chi voglio. E noi raga, ce ne torniamo a casa. Scusa. Danny Williams, precampionato. Scivolare sul bagnato e mettere fine alla stagione. Michael. Addirittura, picchi una culata, dai. Ma tu che ci fai qui? Mi seguo, faccio il porno attore. La finale di Coppa di Lega, ci eravamo quasi. No, no, fra, l'abbiamo vinta la Coppa di Lega. Oh, 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 che svarioni, frate. La verità è che il club ha dei dubbi su di te. E noi li smentiremo. Questa è la mia stagione. Questo è lo spirito, a cominciare dal precampionato, giusto? E ricordati, sei il mio cliente numero uno. L'allenamento. No! Oh! Butler mi fa... Che scemo! Vamos, al lavoro. Oh, la partitellina tranquilla, che bello. Lui giocava nel... Leicester? Davvero? Mi ero perso questa, giuro. Vai Danny, grande. Dai. No! Non mi ha tirato, fra! È complicatissimo questo esercizio. Ma che palle, o faccio un gol e lo fanno loro. Avete smesso di copiarmi? Oh. No! No! Come palla loro, fra? No, non mi puoi scrittare l'esercizio, ti prego. Ma che culo che c'hanno! Oh, no, no! Perché no, non copre, non copre, non copre il bastardo. No, sei una merda. La terza volta che mi tocca giocarlo. Sei un pappinato da so... No, il mio non copre un cazzo. Quando sono davanti al portiere non coprono un cazzo. Guardali, non coprono una sega. Vai, concludi bastardo. Sul serio, non preoccuparti. I tuoi problemi. Gesto qua. Sul serio, non preoccuparti. I tuoi problemi. Gesto qua. Ringo. Chi è? Cazzo è, raga? Grande. Grande. Ah, è vero, lui diceva che tipo cominciava a investire i soldi in una certa maniera. Sei sicuro per te di quel che fai? Sei il nuovo volto dei locali di fish and chips di Macmillan. Sì. Cioè dove andavamo a mangiare tutti i giorni. Sì, esattamente.
Che cosa grandiosa! Spot radiofonico o set fotografico? C'è da fare una pubblicità. Vabbè, io gioco in casa perché è il mio lavoro, radio. Ho la parlantina sciolta, mandami in radio! Ah, no. E se avessi scelto la foto, sono bello, fammi fare il servizio fotografico. Danny boy, the pipes are calling. In tutto questo non abbiamo ancora giocato noi, eh. Cioè io ve lo dico giusto per informazione, non abbiamo ancora fatto una partita. Ringo, mi ha appena procurato il più incredibile di tutti gli sponsor, Macmillan's Fish and Chips. Mamma mia, che sponsorone. Ho appena fissato una riunione per il prolungamento del tuo contratto. Ti giochi il futuro, Danny. Dobbiamo spaccare culi. Oh, ecco l'ultimo. Alex, sì, Alex Primera pronto a club europeo scelto da te. E noi ripartiamo dove abbiamo lasciato, ovvero l'Atletico Madrid. Continueremo la nostra avventura a Madrid, in tutti i sensi. Ed è uno spoiler, sì, lo è. Oh, che belli i soliti volti. Ciao Jan Oblak, ciao Luis Felipe. Sarà la stessa. Anzi, Felipe Luis, quell'altro gioca nella Lazio. Ok, partiamo già che siamo titolari. No, la partitella, no! Quanto la odio, signori. Voi non ne avete idea di quanto io odio questa partita. No, grande Jan Oblak. Oh, non abbiamo Moya, finalmente. Ma poi perché Oblak sta giocando con la maglia da partita? No, raga, non è Oblak, è Adan. Porca puttana. Abbiamo Alvaro Morata. Io spero ci faccia vivamente giocare con Griezmann. Vai Correa, vai Correa. Alex, Alex. 54 uomini e Oblak contro. Koke, no! Gol. Gol di Neymar. Correa. Anter. Difendono in 54. Io non lo so. Cioè, c'ho anche Diego Costa contro. Cioè, io c'ho il portiere Pacco. C'ho Morata. E c'ho pure Diego Costa contro. Anzi, c'ho anche Griezmann, perché è quello lì che mi sta pressando. Guardatelo. Andiamo avanti di 2 anni e dammi pure Suarez contro, dato che ci sei, no, Fra? No, no. Io spero tu cambi le squadre nel secondo tempo, Fra. Ah, non me lo fai giocare, guarda. Meglio così, veramente, meglio così. Sanno a quali porte bussare. Potrebbe essere una grande opportunità, Alex. Meno male. Questo, ragazzi, è l'incontro famoso di cui avevamo parlato nell'ultimo episodio di FIFA 18. Era proprio l'ultima chiamata prima di chiudere il capitolo con conseguenti titoli di coda. I tatuaggi più o meno sono rimasti quelli, vanno un po' revisionati. Con la mia squadra, la Villanova e associati, offriremo a suo figlio la chance di... Real Madrid, raga, lo so già. Finalmente. No, c'è un agente. Non essere sciocco, figliolo. È una soluzione temporanea dopo che Michael l'ha mandato. Beh, ma ti vuole bene, sei un agente anche tu. Perché una soluzione temporanea? Ma piglia tuo figlio sotto contratto, no? Oh, il buffet, l'aereo. E ci andiamo a Tokyo. C'è uno stadio solo giapponese, da quel che mi ricordo, a FIFA 19. Anzi, tutti FIFA. Credo sia il Panasonic Stadium, se non vado errato. Lo vedremo quando ti faremo a pezzi alla Tokyo. Ah, non esagerare, su quel trofeo c'è scritto il nostro nome. Ah, quindi William Center si scontano già l'entonato precampionato. A quanto pare. Spicy, signori. E allora partiamo, vestendo i panni di Danny Williams, e possiamo finalmente personalizzarlo. Oddio, Danny Williams rasato, sì. Sì, subito. Raga, ci siamo tatuati lo zoo sul collo, l'aquila col serpente, la tigre e il leone, calzini corti. E ragazzi, c'è una cosa che deve accomunarli: la capigliera rosa. Ora, non posso fare altrimenti perché c'è la face cam, ma è uguale a Bernardeschi. Cioè, è uguale a Bernardeschi, raga. Cioè, assomiglia più lui a Bernardeschi che Bernardeschi a FIFA 22, cioè incredibile. Sono solo 4 capitoli, pochi, eh. Prima partita, ragazzi, affrontiamo i messicani del Club America. E Leicester, scusa, sto mangiando fame, passa dal 4-4-2 al 4-3. E che palle! A Brighton, ragazzi, non muore mai. È incredibile. Vamos. E raga, ce devo ragionare sullo stadio, Panasonic Stadium. E mentre parlavo ho sputato un drago. Vabbè, non me la scriptare, please. Barnes dentro! Che palla, signori! Chi è? Chi è? Chi è? Madison! 1-0 Leicester! Che palla in profondità! Fantastica! Visionario chi l'ha data sta palla! Al Brighton! Williams! 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 Sì! Danny Williams! Si poteva fare il zoom? No! Che sultanza di merda. Ok, torneremo al mulinello.
Raga, come non mi torna il 4-3-3? Barnes. Era per Williams, Bernard. Al Brighton. Dove cazzo è Vardy? Al Brighton. Williams. Tielemans! Mi tocca tirare da qua. Me lo fa il mulinello? Grazie. Oh, che bello, torna la nostra esultanza. Alvarez! Porco boia, che cosa ha preso? Madison? Williams! Con l'aiutino del portiere messicano? Oh, e torniamo a mulinellizzare tutti quanti. 60esimo, 4-0 Leicester. Really, really nice. Raga, c'è Marchesini in porta per il Club America. È il portiere del Porto. Tielemans! Calcio dal sinistro, Marchesini. Tenta l'Eurogol! Oddio! Poteva rimetterla dentro di testa. Williams. Madison, Marchesin, con deviazione. Renato, coprilo, grande Riccardo. Dindì. Oh, è andato un Dindì, il campanellino. Bernard. Barnes. Bernard, contropiede. Williams, il tiro. Volevo rievocare il 2006. Gna, un gallo. Me lo butti fuori, perché sto qua è veramente un bidonaccio. Almeno non mi tocca. No, giallo. Renato, Schmeichel, Bernard. Mendy finisce qui. 4-0, doppietta di Danny Williams. E riprendiamo da dove abbiamo lasciato, ovvero con Williams, apritore di culi. Oh, adesso si va da Alex Hunter, che bello. Tocca anche a lui scendere in campo. Cosa? Atletico Madrid-Juventus. Prima volta che sfidiamo un'italiana nel viaggio, eh. È vero, perché Dybala è testimone, al mo' che ci penso. La nostra capigliatura era questa. Quindi noi ripartiremo da questo. E io voglio quella dei 4 milioni di follower. Atletico Juventus. Vamos. Oh, 4-4-2, grazie. In coppia con Griezmann. E Dele Alli se n'è già andato. Stesso stadio. Anche perché ce n'è uno con licenza, quindi capirete. La Juventus in maglia nera. C'è CR7 contro un'altra volta. Griezmann. Sinistro. Gol. Antoine Griezmann. Che finalmente non hanno fatto più pelato, poverino. 1-0 Atletico Madrid. Griezmann, buona lunga per Lemar. Hunter, ti devi dare una svegliata, però. Raga, che... No. Cos'è sta roba? Raga, chi cazzo è sto qua? All'inizio pensavo fosse un glitch, poi a guardarlo in faccia, ok, non è lui. Coincidenze? Non credo. Griezmann vede dentro Koke cerca Alex. Cercalo Alex! Primo gol a FIFA 19 per il nostro Beniamino. Molinello. E ci si porta sul 2-0 contro i Gobbi. Grande Alex. E qua, signor Szczęsny, si poteva fare di più, eh? La glascosta, Ronaldo. Kick-off glitch. E non mi spazza. Dai, fallo. Contento? No! Sono un coglione, grande Oblak. Ma era fuori gioco. Buono. Alex per Griezmann. Che la tiene. Contro T. Williams. Koke. Sei in fuori gioco, Hunter. Sei in fuori gioco, Saul. Rodri. Raga, ma Chelsea sul primo pallo è veramente un pacco, eh. Rodri, 3-1. Allunghiamo. Che sti qua poi si mettono a giocare alla fine. Sì, vabbè, Quadrado. Oh, fermatelo. Grande Diego. Vitolo. Grande Hunter. Vai, Hunter. Prima che ti chiuda. Alexander, 4-1. E decolla verso la vittoria l'Atletico Madrid. No, Dybala. Oblak. Già gli abbiamo fatto fare uno, basta e avanza. Saul, è regolare. Lo sapeva che la metteva lì, si è spostato Szczęsny apposta.
Vitolo. Dentro. E c'è il quinto di Saulighez. Vai, abbracciatevi. Fate sesso se possibile, che noi annichiliamo la Juve 5-1. Bene così, signori. Ed è finita, appunto. Due gol di Hunter per Rodri, Griezmann e Saul. Signor Allegri, mi dispiace, qua l'orto muso non è un templato. Segna il prossimo gol, l'ho fatto. Lo sapevo, signori. Atletico contro Leicester. E adesso voglio giocare con Danny. Voglio giocare con Danny, ragazzi, perché poi so che ci sarà una partita molto più importante dove la scelta sarà molto più decisiva. Quindi adesso cerco di giocare con Danny. Fra, va il cross, Magaiar, Griezmann, Koke, Hunter. Raga, ho preso gol da Hunter. Incredibile. Ho preso gol da Hunter. Sbrodolata difensiva. Fra, fuori gioco. Raga, piove sul bagnato. Fate forte l'Atletico. Ma raga, l'Ester è veramente scarso. Vai Madison, vai al Brighton. Vai al Brighton. Grande che si beve Godin. Al Brighton. No. Mamma mia, ma con che velocità sono entrati i difensori. Vai Danny. Tielemans. No, raga. Ma non è possibile. Non è possibile. Guarda. Guarda, mi carica la gamba. Il difensore entra. Ok, 1-0 di Hunter, ma il 2-0 di Griezmann è vergognoso, raga. È vergognoso il 2-0 di Griezmann. Cioè, sti qua hanno giocato 20 minuti. Ha fatto la partita. Guardali. I filtranti non vanno, niente. Non funziona un cazzo qui. Non funziona un cazzo. E non la blocca. Mamma mia, ragazzi, che schifo. Oh, di tre tornei estivi se ne fosse vinto uno. Il primo me lo ciula Ronaldo al 90esimo. Il secondo mi scripta la partita contro Real Madrid. Stessa cosa, ragazzi. Pari, pari. Giocano 5 minuti e vincono la partita. Qui hai la scelta del personaggio. Niente, scegli quello che scegli, la perdi. Io che cazzo devo fare? Ma vaffanculo la risultanza. Il trofeo, ma vattene a fare in culo. Visione chiave, mi devi delle scuse, non ti devo un bel niente. Affanculo. Non mi sarei dovuto fidare di te. Che cosa hai detto? Guarda, scarso di merda. Togliti dal cazzo. Levati dai coglioni. Ci vediamo presto. Bidone di merda, Gallo. Guarda, non farti più vedere. E niente, raga, il primo capitolo è andato. E sei riperso un'altra volta il torneo estivo di tre viaggi. Nessun torneo estivo vinto. Ma che cazzo è? Guarda, fai chiudere questo episodio, perché veramente mi sto incazzando che non ne hai idea. Accidente a me che ho scelto di giocare con Williams. Ma vaffanculo. C'ha una punta, si chiama Vardy, 87, c'ha 90 di velocità. Lo tiene in panchina. Lo tiene in panchina. Non gli fa toccare campo neanche per sbaglio. Mia sorella Kim è stata convocata nella squadra qualificata ai mondiali femminili. Bene, mi fa piacere, così ci incazzeremo ancora di più. Stai scherzando? Devo ancora scegliere un college e diplomare. Ma che college, che guadagni milioni, ma vattene a fanculo. Quando eravamo piccoli, papà ci faceva allenare uno contro l'altro. Lui crossava e noi tiravamo in porta. Io avevo... Ah, Terry Williams è suo fratello. Ecco, ora mi torna. Oh, ci togliamo dal cazzo l'Atletico Madrid. Che mi dispiace. Anzi, mi dispiace più che altro aver scelto il Leicester a FIFA 17, perché veramente squadra del cazzo. E quindi, ragazzi, adesso firmeremo con Real Madrid, con me che sto incazzato come una iena. Fantastico. Ragazzi, però le scenette durano veramente un casino. Cioè, è incredibile. Prestazione del giocatore è... dillo al gioco di merda. Ma chi cazzo se ne frega di sti premi? Fanculo. Attenzione al personaggio con cui giocare. Consigliato Alexander. Sala stampa Real Madrid. Ah, niente firma del contratto, niente incontro, proprio così. Boom, dalla telefonata alla presentazione. Fantastico. Poi lo Lopetegui, un allenatore che è stato 3 mesi esonerato subito. Quindi un giocatore buggato e utilissimo come Benzema l'avremo palesemente nel culo, perché Benzema farà la panchina. E così siamo ufficialmente del Real Madrid. Non potevamo dire di sì, non potevamo dire di no. A posto. Gracias.
Muchas gracias. Bienvenido, Ale. Bienvenido. A ti por venir. Es un muy gran honor. Sí, lo haces genial. Estar aquí. Eres bueno, tío. Aquí. Aquí. Eso es. Ale, sigue. En Madrid. Sí, eso, en Madrid. Con todos ustedes. El pueblo de Madrid. A la Madrid. Nada más. Non vedo l'ora di mettermi alla prova contro i migliori d'Europa. Ora conquista il diritto di indossarla. Bella la maglia, dai. Finita sta scenetta? Grazie. Nuova casa a Madrid. Poi poteva tenersela quella che c'era prima, però vabbè. Ok, primo allenamento? Oh, primo allenamento con Real. Tutti mi dicono che sono il nuovo Ronaldo. Addirittura, non ci allarghiamo, Non sembra vero, capisci? Infatti non è vero. Oh, Sergio Ramos, Bale, Marcelo, quando era ancora una mezza squadra il Real Madrid, ragazzi. Un 11 contro 11. No, un'altra partitella. Giocherai un tempo con noi. Mi hai messo con dei giocatori di pallone questa volta almeno, vero? Llorente, Isco. Voice crack, Navas. Hunter, buono, Vasquez. Vabbè, vi abbiamo fatto l'assist, ottimo. Vai Alex. Cross. Modric, palo. No. Dentro Nacho. Mamma mia, ma che culo c'hanno, non è possibile. Casemiro. Cioè Raul, non ne tira un gol. No, Bale, Courtois. Hunter. Bella, Vasquez. Ah, vabbè, dai. E Courtois impara una sega. Cross. Alleluia. Finisce qua. No, invece c'è il secondo tempo. Fantastico. Ah, mi sta mettendo falso 9. Un ruolo che non sono. Ok. Ah, abbiamo cambiato squadra. Oh, che bello. Valverde, vai, Gareth. Vai, Garrenzio. Però cercami Alex. Se no qua è un casino. Alex, sei in fuori gioco, cazzo. Sei in fuori. Ma perché stai perennemente in fuori gioco? Scusate, devo sfogarmi. No, come c'è arrivata la palla lì? Come c'è arrivata la palla lì? Ma difensori, cazzo. Vai Valverde, ultimo contropiede. Bale, vai Alex. Sì, lento me la merda. Come la merda è lento, raga. No, vabbè, non ho parole. Seleziona un gruppo mentore. Modric, Marcelo, Kroos, Varane, Isco. Ramos, Asensio, Bel, Casemiro, Carvajal. No, il primo. Devo costruire un rapporto col gruppo. Quindi sfruttare loro assist, cose così. Ecco, fantastico. Non ho bene il gruppo mentore. Bernabeu. Io sono stato in questo spogliatoio, ragazzi, proprio estate 2018. Ronaldo aveva lasciato il Real Madrid tipo da un giorno e avevo rimosso tutto nella sua panchinetta dove si cambiava. Ecco la tua. Ok, ragazzi, sembra fatta di pasta di zucchero. Oddio, sì, è la maglia del Real Madrid. Squadra nettamente in calo, che sta facendo cacare il cazzo. Ti prego. Ah no, è vero, c'è la partitellina. O allenamentino, chiamatelo come volete. Tu, vieni. Raga, quanto cazzo è veloce sto gioco. Ok, però l'ho già passato. 17 secondi di giramento di coglioni, grazie. Ok, dai, passatissimo. Allora, giocare con i mentori significherebbe che posso usare solo loro. Però io, ragazzi, controllo la squadra. Faccio questa partita per chiudere l'episodio, eh. Partiamo sostituti come sempre. La prima partita di ogni squadra partiamo sostituti. Vai. Eccolo, Bernabeu. Una squadra che è nettamente in declino. Ma ok. Che minuto mi fai aspettare? Ma è Zidane quello. Perché dicono Lopetegui? Devo segnare gol e vince la partita. Io spero che col Celta Vigo siamo già in vantaggio. Hunter dentro, cross. Ehi, fallo. Qua era lanciato a rete, non lo so il colore del cartellino, sinceramente. Qua lo butti fuori, fra. È entrato Vasquez per Bale, no. Isco. Varane. Bella. Hunter, dai! Dai, Alex! Primo gol con i Blancos! Finalmente, in allenamento hai fatto pena. Fatto veramente cacare. Esulta tutto il Bernabeu per te, dai! Isco dentro per Hunter. Hunter! Con l'assist del mentore.
telecamera adesso. 3-0. Con un uomo in più, questo va detto, con un uomo in più. Però 3-0 Real, dai, bene così. Oh, bloccala. Bravo. Voglio il gol di Kroos. Voglio il gol di Kroos, cazzo. Per tipo 10 millisecondi ho pensato che questo fosse gol. Ma voglio il gol da fuori di Kroos. Voglio il gol da fuori di Kroos. Niente, oh, non ce la fa. Ugo Maio dentro. Grande Hunter in difesa. Finisce qua 3-0. L'ultima partita di questo episodio. Hunter entra, semina il panico, doppietta. Anche se a me ogni tanto piacerebbe giocare con Benzema, non lo nascondo, però comunque, ripeto, 3-0. Annientato il Celta Vigo, che già stava sotto un gol. Poi è rimasto anche in 10. Ma lo so già questo. Lo so già. È una responsabilità enorme, rispondo. Perché se rispondessi, mi sono sentito a casa. Ho giocato 6 mesi nell'Atletico Madrid, sarebbe un po' da popi popi, quindi facciamo le cose con calma. Tu prendi molto seriamente il tuo ruolo nella squadra. Certo. Ma va, 81 di overall, avevamo mollato 83, però vabbè. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio della visione di questo video, lasciate like e iscrivetevi al canale, perché dal prossimo passeremo a Danny Williams. Siamo a Leicester, grazie della visione, vi invito di nuovo a lasciare like e a iscrivervi al canale, ci vediamo presto. Grazie ragazzi, alla prossima.